Salve e benvenuti. In questo nuovo video effettueremo insieme un tour di uno dei gioielli più belli della Calabria, l'abbazia di Santa Maria di Corazzo, situata nel comune di Carlopoli, in località Castagna, in provincia di Catanzaro. L'abbazia, fondata dai Benedettini nell'XI secolo, è stato un luogo molto importante non soltanto per quanto riguarda la spiritualità e la religione nella Calabria medievale, ma anche in epoca moderna, ma è stato un luogo importante anche da un punto di vista filosofico, in quanto Gioacchino da Fiore scrisse la maggior parte delle sue opere proprio in questa abbazia. Attualmente dell'abbazia non rimangono che deludri. Similmente a quanto si può vedere ad esempio a San Galgano. Costruita, come abbiamo detto in precedenza, dai Benedettini nell'XI secolo, in prossimità del fiume Corace in Calabria, venne ricostruita successivamente dai Cistercensi nel XII secolo. L'abbazia subì nel corso dei secoli diverse devastazioni di natura naturale, come ad esempio vari terremoti. Un primo terremoto la colpì il 27 marzo del 1638, ma dopo di esso i monaci la ricostruirono. Un terremoto ben più forte la colpì nel 1783. Dopo questa data il monastero venne progressivamente abbandonato e spogliato delle opere artistiche che conteneva, come ad esempio affreschi, altari e altri oggetti tipici delle abbazie medievali, che vennero spostati in altri luoghi. Ad esempio il portone d'entrata dell'abbazia venne trasferito nella chiesa di Decollatura, sempre in provincia di Catanzaro, a pochi chilometri di distanza. In precedenza abbiamo citato Gioacchino da Fiore. Infatti la storia di Santa Maria di Corazzo si incrocia con quella del filosofo che qui vestì l'abito monacale, divenendone subito dopo abate. Proprio qui, a Corazzo, Gioacchino scrisse le sue opere principali, aiutato dagli scribi Nicola e Giovanni. Quest'ultimo prese il suo posto quando Gioacchino andò via. Gioacchino, nonostante fosse l'abate del monastero, stava per lunghi periodi lontano da esso a causa del suo impegno a scrivere testi di teologia, fin tanto che nel 1188 fu sollevato dal Papa dal guidare l'abbazia, affiliandola la stessa con tutti i suoi uomini e beni ai Cistercensi di Fossanova. L'abate Gioacchino si staccò quindi definitivamente da Corazzo, trasferendosi prima in un porto di quiete chiamato Pietralata, per poi scendere in Sila nella primavera del 1189, dove fondò San Giovanni in Fiore, una nuova congregazione religiosa detta Congregazione Florense, approvata da Celestino III nel 1196. Dopo la morte di Gioacchino da Fiore, avvenuta nel 1211, vi fu una contesa riguardo al diritto di utilizzo dell'abbazia e di sfruttamento dei territori. La contesa venne risolta attraverso l'intervento del padre Abbas Sambucinense Bernardo e dell'imperatore Federico II, che assegnarono l'utilizzo dell'abbazia e la proprietà ai Florenzi di San Giovanni in Fiore. Dopo le distruzioni subite nel terremoto del 1783, come detto in precedenza, iniziò il declino dell'abbazia, che coincise nel 1806 con la decisione del vescovo di Martirano di spostare parte dei residenti, all'epoca 17 persone, in altri monasteri. Nel 1806 nell'abbazia risiedevano 11 monaci, 4 conversi, un oblato e un terziario. Due anni dopo, nel 1808, l'abbazia fu soppressa da un decreto del governo di Giuseppe Bonaparte. Iniziò allora la spartizione dei suoi beni, fra i quali si ricordano il portale della navata principale, oggi nella chiesa di San Bernardo a Decollatura, l'altare maggiore in marmi policromi, una delle due acque sentiere in marmo bianco e sei candelabri lignei alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e San Maria Mannelli, due altari lignei alla chiesa di San Giacomo a Cicala e altri mobili e monumenti interni all'abbazia.
Con questo si conclude il nostro piccolo e breve tour virtuale su uno dei gioielli più caratteristici della Calabria, ma anche dell'Italia intera, un gioiello che purtroppo è stato dimenticato dai beni culturali italiani e che ora giace in una situazione di precario mantenimento, una precaria situazione di conservazione, e che meriterebbe un'attenta gestione e una rivalutazione dell'area, non soltanto dell'abbazia in sé, ma anche dell'area circostante, in modo da trasformare il sito in un punto di interesse archeologico per tutta la Sila Piccola. Grazie per l'attenzione, al prossimo video.